È dell'81, eh. Questo è stato il primo mezzo. Prima avevamo ancora un Fiat 600, addirittura. Questo qui è rientrato fino all'81, messo fino all'80. Bellissimo. Sì, sì. Sta riprendendo? No! Dunque, io sono venuto dal Meridione in cerca di lavoro. Forte è il servizio che facciamo sul sociale, verso gli anziani. Qui vengono, non vorrei dire abbandonati, ma quasi. Quindi anche una parola d'affetto, cioè serve molto. L'assistenza io telefono una volta alla settimana alle persone anziane e si è creato un buonissimo rapporto. È importante, per me sono i miei ragazzi, no? Ragazzi anche di 80 anni. Dico che si può anche venire in associazione senza pensare di dover salire sulle ambulanze al 118, ma magari anche solo per fare quello che faccio io, o quello che comunque potrebbe fare una persona normale che ha paura, perché si può anche avere paura. Gli altri sono fuori in emergenza, te puoi anche rispondere al telefono, anche se non cammini. Centralino è importante, se non c'è il centralinista, ma le ambulanze non partono, i viaggi non il centralino è indispensabile. Però io non mi sento ancora indispensabile al centralino, tutto lì, capisci? Io lo faccio volentieri. Pensare però... che io vorrei fare il centralino e me lo fanno fare, per dico, ma non la differenza. Quando mi pensionato, con tutto il tempo libero, ho cercato di dare uno scopo anche un po' a questo tempo che mi ritrovavo. E giovani sono una bella percentuale, sì, giovani sono circa la metà di noi sono giovani sotto i 30 anni. Prima ero più menefreghista, sì, più menefreghista, nel senso che c'erano solo le persone che conoscevo e a cui ci tenevo. Invece adesso ho allargato un po' la mia cerchia di conoscenza, non lo so. Il primo servizio è stato il giorno dei 18 anni, quindi la prima volta che potevo uscire. È stato un incidente, uno dei più impegnativi, perché eravamo solo noi e non c'era una medicalizzata, quindi era in base. Sì, lo ricordo bene. La tua esperienza toccante che è successo l'urgenza? Quella che mi è rimasta più impressa è stata quando abbiamo rianimato per la prima volta una persona, penso sia quella che alla fine per tutti segna, diciamo. Un bambino appena nato su un pianerottolo, era ancora legato al cordone ombelicale, era in un asciugamano, ce l'aveva papà e la mamma era lì. Siamo arrivati, gliel'abbiamo messo sulla pancia, l'abbiamo coperto, siamo arrivati in ospedale, come hanno tagliato il cordone ombelicale, il pianto del bambino, il grido del bambino è stata un'emozione enorme. Fare un corso di tipo questo può aiutare molti giovani a non fare stupidate in mezzo alla strada. Il classico sono gli incidenti. Potrei dire, se lo faccio io lo può fare chiunque, quindi... Ci stai bene, una sera ogni nove vedi delle persone che non vedi tutti i giorni, ecco. Sento dentro la società, quando vado a aiutare un italiano o vado a passare un po' di tempo con i miei amici qua di aiutare gli altri, mi sento veramente integrato bene. Mi aiuta tantissimo. Io faccio la notte, tutti i sabati, dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Tutti i sabati. Perché anche un massaggio cardiaco è semplice se hai fatto il corso. Invece se non l'hai mai fatto è difficile, è una persona, può perdere la vita. Niente, aiutare la propria comunità, quello è l'importante. Molte persone ti danno delle gioie, dei dolori, ma... ti offrono delle certezze di non essere solo. Il volontario va a sopperire un qualcosa che lo Stato non è in grado di garantire. Non è una bella cosa, comunque. No? Dobbiamo fare il ponte di Messina, ma se di notte qualcuno sta male, ci devono essere dei volontari. Però è troppo seria. Vi direi che la vita non è solo discoteca, divertimenti, amici. Ti completa, ti forma il carattere. Passare un po' di tempo in croce verde. Anche se è una notte ogni nove, però ti dico, cioè, bisogna aver voglia, quello lì sì. Cioè, per fare una cosa del genere, così proprio come passatempo, io lo sconsiglio. Cioè, lo fai con un po' di spirito, se no vai a giocare a calcetto. Proprio.